di punizione, già battuto da Sousa, dentro per Ronaldo, coperto da Negreuz, prova ad andare via, non c'è fallo. Ripartire l'Inter, buon ritmo, Ronaldo tiene palla, aggredito da Manighetti, va via Ronaldo, il tocco c'è contro uno di Moriero, accanto Sousa, dentro per Ronaldo che cerca di fare praticamente con tutta la squadra sulla tre quarti, pari di fascetti, Ronaldo, Winter, l'indiato è per Mancini, abituato a giocare con i piedi dalle lezioni Zeman, le condizioni del brasiliano. Sì, Negreuz è entrato di dietro ancora una volta, Ronaldo stava toccando la palla. E sono quelle botte che si prendono di dietro che io ho sempre odiato, perché e sono contento che la federazione c'è la io sono d'accordo. Ecco l'intervento di Negreuz che forse aveva toccato anche il pallone, sicuramente però ha toccato la gamba del brasiliano che finisce a terra per la sua squadra. Ecco, ha fatto impazzire i tifosi anche il presidente Moratti, mentre rivediamo ancora l'intervento Sousa dopo il tocco di Moriero. Ronaldo parte da molto lontano come fa ormai spesso, manca oggi però il puntello centrale. Ronaldo da capo, Ingesson, anche lui tocca, Ronaldo però salta in velocità, Ronaldo l'avversario, Ronaldo sta per entrare nel rigore, ancora Ronaldo, recupera Negreuz, Ronaldo sul fondo non ha potuto tirare, tra l'altro vede che porta la palla sul sinistro, qui tra palla e lui c'era Negreuz che lo ha disturbato, non ha potuto tirare ma è intervenuto calcio d'angolo, una grande azione questa qui, un po' è svegliato l'Inter, sfruttato anche abilmente da Ronaldo, un errore fase di impostazione del Bari, calcio d'angolo, palla sul primo palo, Simeone la tocca, si può continuare a giocare ancora Ronaldo in parziale, però sta centrale Sanetti, il pallone in verticale per Ronaldo, solo contro tre uomini, salta Ingesson, c'è sempre Negreuz di lui, va ancora Ronaldo, prova a puntare l'avversario, lo salta, Negreuz lo tocca, calcio di punizione. Sì, effettivamente Ronaldo appena dribbla Negreuz lo butta sempre a terra. 28esimo, 0-0, ancora a terra Ronaldo, ha già subito un paio di falli Negreuz, però anche in un paio di occasioni è intervenuto pulito e perfettamente in tempo ad anticiparlo, tra l'altro ha detto due o tre cose prima della partita con l'Inter che secondo me sono state molto importanti per caricare ulteriormente l'ambiente. Va Ronaldo in progressione, ancora Ronaldo, uno contro uno, ferma Simeone, è già andato via Sanetti, Ronaldo allora si allarga sulla sinistra, andar via uno contro uno, ancora Gyorcaev, limite dell'area, dentro per Ronaldo, posizione regolare, Ronaldo gol! Un'azione spettacolare a coronamento di un primo tempo spettacolare suo, perché sta giocando veramente molto bene, ha dribblato, ha tenuto la palla e poi ha pescato Ronaldo dalla parte destra, che Ronaldo ha finito per fare una cosa bellissima, ha fintato il portiere e ha fatto un gol straordinario, questi amici, permettetemi di dire, ma è un super golazzo. Qualche timida protesta per posizione di fuorigioco di Ronaldo, va detto però grande movimento di Gyorcaev, continuo movimento di Gyorcaev che non l'ho mai visto, posizione in particolare Sala che è risucchiato molto all'indietro da Simeone, Ronaldo grande giocata in verticale per Winter, prova ad andare via Winter, ancora uno contro uno a sostegno Moriero, è pronto già il traversone, si ricomincia da Ronaldo, uno contro uno su Negreuz, Ronaldo le sue finte, Ronaldo ancora prova a passare dentro per Gyorcaev, Gyorcaev per Simeone, posizione regolare Simeone sinistra, perché quando si sta vincendo si cerca sempre di risucchiare la squadra, vedete a entrare in campo Marcolini che incrocia Ronaldo a bordo campo, anzi al centro dovesse modificare l'assetto il Bar, sarebbe pronta la panchina più ufficiale che resterà per un altro anno in Puglia, il pallone per Ronaldo che lo controlla sfruttando un errore difensivo del Bari, lo cede a il Bari anche per il Piacenza che sta perdendo con la Roma di giocare, perché è stato un po' falsato lo suo tornare a centrocampo, un po' questa confusione di ruolo l'aveva anche convinto ad andare via, Moriero lanciato, riesce a Zanetti, Veronica, poi il tocco è proprio per Ronaldo, lontanissimo naturalmente dalla sua zona operativa, taglio verso V verticale, Gyorcaev, Ronaldo, per la verità c'è Galante, c'è Simeone, c'è Gyorcaev, palla calciata verso Simeone, di testa mani quasi di scacchi, Ronaldo lanciato in area di rigore, ancora Ronaldo al destro, Mancini è importante per la carriera di questo ragazzo che ha vissuto ancora Zanetti, Ronaldo, vediamo se cerca la soluzione personale, cerca Winter in area di rigore, Winter ancora